Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Quando vado in vacanza in Alto Adige, tra i dolci che preferisco di più ci sono anche le frittelle di mele. Io qui ho preparato rigorosamente due mele trentine, eccole qua, con tutti gli ingredienti che trovate in descrizione. Bene, mi accingo ora a preparare la pastella, quindi inizio dalla pastella. Metto il tuorlo con lo zucchero, ecco qua. Lo zucchero è pressappoco un cucchiaio raso, saranno 10 grammi. E comincio a mettere un po' di latte, mettiamo i liquidi e poi piano piano aggiungo la farina e il resto. Il rum non ce l'avevo, quindi ho messo la grappa, però ho messo un po' di essenza di rum. Metto anche un po' di farina adesso, la metto mano a mano, e giro con la frusta, aggiungo la vanillina, e se non volete usare la vanillina potete mettere qualche seme di bacca di vaniglia. Ok, metto ancora un po' di farina, anzi la metto tutta, così mi regolo poi con il latte, vedete non lo metto tutto. Ci regoliamo perché la pastella, metto il sale perché la pastella deve venire non troppo liquida ma nemmeno troppo densa. Ho buttato giù un po' di cannella, giro ancora, un altro pochino di latte, ok, quindi metto piano piano gli ingredienti per non far formare grumi. Qui c'è il lievito, butto giù il resto del latte. Naturalmente ci regoliamo, se serve un pochino di più di latte ce lo mettiamo. Se è troppo densa possiamo mettere un goccio di acqua, come ho fatto io. Forse non ho messa troppa però. Acqua fredda di frigo, deve essere fredda l'acqua. Adesso metto gli albumi che ho frullato un pochino, vedete, non a neve ferma, solo frullati, diciamo, a metà strada, così, per far venire, questo per far venire la pastella, per far gonfiare quando si va a cuocere. Ok, vediamo, se la vediamo un pochino lenta, magari possiamo aggiungere, io perché ho messo forse troppa acqua, un po' di farina. Volendo si può usare la birra. La birra va usata al posto del latte e dell'acqua, quindi anche là ci regoliamo un pochino con la quantità. La prossima volta magari proviamo con la birra. Bene, la pastella è pronta. Questa pastella può essere anche conservata un po' di tempo, una giornata, non più di una giornata però. Per fare le frittelle e mangiarle calde. E qui mi sto preparando la mela, quindi ho sbucciato le due mele e tolgo il torsolo con l'apposito levatorsoli. Ecco qua. E poi taglio le fette. Le fette devono essere un pochino spesse, non sottili. Le metto dentro questo contenitore. Finisco di tagliare l'ultimo pezzo che è piccolino, quello lo mangio. Ci metto sopra un pochino di zucchero e limone, quindi una manciata di zucchero, mezzo cucchiaio, non so, così ad occhio. Magari non le facciamo venire tanto dolci perché poi ecco, mettiamo anche la cannella che è già dolce di sé. Quindi zucchero, limone e cannella. Ecco qua. Ok, mettiamo ancora un altro po' di limone, così non diventano nere. Intanto che aspettiamo, mettiamo sopra l'olio a scaldare. Queste frittelle poi andrebbero servite con una salsa di vaniglia come fanno in Alto Adige, ma tralasciamo, già facciamo uno strappo con il fritto, se
Però se volete potete mettere anche il gelato, ci sta bene. Allora, ho acceso sotto la pentola e nel frattempo metto le mele dentro la pastella. Ecco qua, sì, forse un tantino un pochettino più densa doveva venire. Ho messo un olio di semi di girasole, la temperatura non dovrebbe superare i 170 gradi, quindi quando è arrivata a 170 possiamo andare a friggere, oppure mettete uno stecchino per vedere se l'olio è pronto. Bene, inizio a friggere. Ecco qua, ho preparato un piatto con la carta per far assorbire l'unto, però con questa pastella non dovrebbero venire troppo unte, quindi ecco perché forse è meglio farla un pochino più densa. E poi ho sentito un suggerimento di un amico chef, Davide Zampelli, che prima di metterle nella pastella lui le infarina in modo che la pastella si attacca bene. Magari adesso provo, così vedo la differenza tra l'una e l'altra. Le faccio dorare per benino, devono essere belle dorate, eh? Ecco qua, prima da una parte e poi dall'altra. I pezzettini che cadono li tolgo. Vedete, si stanno gonfiando un pochino, sì. Ok, ci siamo quasi. Devono prendere un bel colore dorato, eh. Ok, già mandano un profumino, mamma mia. Eccole qua, comincio a toglierle, le faccio dorare benino però, un pochino scurette debbono, almeno quando le mangio su in Valle Aurina sono belle colorite. Forse loro mettono anche un po' di cannella sulla mela, Io ci metterò poi lo zucchero di canna insieme allo zucchero a velo. Finisco di friggerle tutte. Ecco qua, zucchero di canna e zucchero a velo. Queste sono, ragazzi, queste sono da mangiare calde, caldissime, quindi bisogna farle al momento, magari ci prepariamo la pastella prima, però vanno mangiate calde. E sì, la salsa di vaniglia ci sarebbe stata bene, anche di lamponi, però per adesso ci accontentiamo. Le mangiamo così, anche il gelato ci sta bene, quindi se volete mettete un po' di gelato. Sono bellissime, adesso ne assaggio subito una e vi faccio vedere anche l'interno. Bene, vi ringrazio della visione, amici, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!